Il Consiglio d'ambito dell'ATO Rifiuti di Avellino assume il provvedimento che segna una svolta storica nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti in provincia. L'ente ribadisce la decisione dell'affidamento in house ad una società interamente pubblica attraverso il subentro dei comuni dell'ATO di Avellino nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale della società provinciale Irpini Ambiente. La deliberazione del Consiglio d'ambito dà il via al subentro dell'ente di Collina Liguorini nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che sarà realizzato attraverso l'affidamento alla società partecipata dai comuni appartenenti all'ambito dell'ATO di Avellino. La deliberazione rappresenta il passo decisivo di un percorso fortemente voluto dal Consiglio dell'ente che, nonostante le numerose difficoltà, ha tenuto la barra dritta, sottolineando senza alcuna esitazione la volontà di confermare la gestione pubblica del ciclo integrato dei rifiuti. Il provvedimento sarà inviato alla provincia di Avellino, che entro 30 giorni dalla ricezione dovrà disporre l'eventuale cessione delle quote, comunicandolo all'ente d'ambito. Attendiamo fiduciosi la documentazione che dovrà pervenire dalla provincia, faremo le nostre valutazioni e poi invieremo ai comuni la documentazione per poter poi partire, ecco, in modo operativo attraverso le delibere, attraverso la comunicazione a tutti gli enti che dovranno poi autorizzare i comuni a partecipare a questa unione appunto dei comuni attraverso la partecipata della provincia. Noi ci auguriamo in tempi rapidi, dipende un po' dalla collaborazione istituzionale, che mi auguro ci sia, e credo che entro 30 giorni loro devono darci una risposta definitiva. Attendiamo fiduciosi, anche se abbiamo attraversato una delle pagine più brutte della politica irpina in questa questione del ciclo integrato dei rifiuti. Non è stata una bella pagina, devo dire, per tutti, però mi auguro che siamo arrivati al momento finale, al momento che non ci sono altre possibilità. O si segue questa strada oppure poi non può essere preservato il pubblico.